Considera che molti degli italiani che vedi qua è gente che, poveretti, in Italia con 1.000-1.200 euro al mese non so se Non riesce ci ad andare al vivi. ristorante una volta. Come promesso, vi lascio con due chiacchiere con Mario, che è stato così gentile da portarmi a casa sua, dove abbiamo trascorso un fantastico pomeriggio con i suoi quattro amici, dei cucciolotti Belli stupendi. questi. Ma tutti a salutarci, tutti a salutarci, tutti. Direttamente da guardia, nel senso, Sì, la guarda. guardia, questi Mario non ci credono. Guardano quelli che Ah, entrano. guardano quelli che entrano, sì. Questo è quello che vi dicevo, a 200 euro al mese, compreso la dependance fuori. Siamo con Mario che si è trasferito qui a Susa da un anno e mezzo circa, ok? E con i suoi amichetti. Ma tu quanto sei bello, eh? Dai, mettetevi giù tutti. Mario, Fuori, pupa, fuori. Fuori. dici la tua esperienza, un po'. Ma io sono venuto a Sousse in Tunisia in generale per due ragioni. Uno è il caldo, l'altro il sole, l'altro il mare messi tutti insieme come unica ragione. E la seconda ragione è la vicinanza con l'Italia, nel Sì. senso che con 180 euro e 1 ora e 10 di aereo. Io sto a Roma, torno a casa se voglio, no? Vado a vedere i miei nipoti, vado a vedere i miei figli, eccetera, eccetera. Sostenibile. È più che sostenibile, poi soprattutto in 1 ora e 10 è vicinissimo. Devo dire che sono estremamente soddisfatto della scelta perché ho trovato qui delle persone amichevolissime. Nella mia via mi conoscono tutti, nonostante io non conosca nessuno, mi salutano tutti, buongiorno e buonasera, chiaramente in arabo, da Salam a Spakir, a tutti i saluti possibili e immaginabili, con una gentilezza inaspettata. Io vengo da, ho abitato a Pavia ultimamente, dove quando entri nel bar e dici buongiorno non ti risponde neanche al muro. E qui no, qui è un'altra musica. L'Italia di 60 anni fa fu quando era un piacere entrare in un bar e trovare le persone che ti salutano. Come mai sei arrivato proprio a Susa? O Sousse, perché è una Susa, città? sì. Vabbè, Fondamentalmente cerchivano Med, cerchivano. Ah, certo, diciamo che a me piace avere la sicurezza e la tranquillità anche del servizio sanitario. Sousse è una città che ha i migliori ospedali della Tunisia. E soprattutto ne ha tanti. Non sapendo, non conoscendo, diciamo, le varie specializzazioni, i vari dottori, eccetera, eccetera, ho pensato che comunque Un'ottima scelta. dove ci fossero degli ospedali più specializzati e più specializzati, puoi trovare. E qui gli ospedali si stanno specializzando in determinate, cure, terapie. E ospedali, diciamo, pieni, colmi di dottori che hanno studiato in Italia, in Francia, eccetera, famose fughe dei cervelli. Loro hanno fatto l'importazione dei cervelli, nel senso che hanno mandato il loro personale a studiare all'estero e l'hanno importato, reimportato, con delle preparazioni che sono altissime. Io vado dal Quanto dottore. costa la sanità qui? Ah, rispetto all'Italia, assolutamente nulla, posso fare degli esempi. Il mio dentista, per rimettermi a posto la bocca, mi ha chiesto 13.000 euro di preventivo, vicino Pavia. Qui ho fatto lo stesso lavoro in un mese con 2.850 dinari, meno di 1.000 euro, lo stesso identico lavoro. Fatto con preventivo, fatto con scanner, fatto con una ricostruzione 3D della bocca. Di come sarebbe venuta, quindi voglio Ma dire. c'è, io perché la prima volta che vengo in Tunisia, tipo, ci sono i pronto soccorso? Assolutamente sì, No, ce ne sono ok. diversi, tantissimi. Ma se uno è turista e succede qualcosa, Lo tipo, stesso, sei assistito? sì, esistito assolutamente. E Se da vai non residente so. poi che Da succede? residente la stessa Stessa identica cosa. cosa, quindi se avviene il pronto soccorso comunque ti accetta sia in clinica che in ospedale. Ma devi pagare poi oppure. Nelle cliniche sono cliniche private, quindi devi pagare. Considerando che una stanza qui, nella migliore delle ipotesi, la stanza della clinica più cara di tutta Sousse, ti
ti costa sui 600 dinari al giorno, che vuol dire circa 200 euro al giorno. 200 euro al giorno, però se hai l'assicurazione... Però se sei iscritto, se non sei INPS, quindi se non sei INPS, hai diritto al 50% di ritorno di rimborso se sei iscritto al CNAM, eccetera, eccetera. Okay. Ed è una procedura ovviamente banale da fare. Operazioni di qualsiasi tipo, ripeto, io ho fatto un'operazione di una banalità abbastanza semplice, ma che prevedeva comunque un'anestesia praticamente totale, e l'ho fatta con 1.100 dinari, cosa che in Italia sarebbe stata impensabile. Ripeto, basta pensare alla stanza. Qui è una stanza singola, con bagno singolo, ma molto elegante. In clinica, dove sei assistito, dove se vuoi il caffè te lo portano, dove ti scegli il pranzo, eccetera, eccetera, con 200 euro. Ah, infatti siamo stati a pranzo lì in quella baceria, abbiamo mangiato comunque bene i gamberoni, abbiamo mangiato la secca, eccetera, comunque il pesce, che qua comunque penso che sia meglio. Noi abbiamo mangiato un chilo, praticamente 9 etti di gamberoni, 6 etti di calamari, insalata, contorni, due patatine, due bottiglie di Coca-Cola, per cui è cara, sì. Una bottiglia d'acqua, una farinetta, la zuppa, 15 euro a persona, il branzino, 3 15 euro a persona, che sì, mi sembra. Sì. C'è una particolarità qua, che tutti hanno lo stesso prezzo. Nel senso, non c'è una concorrenza... Tutti tra di loro? Sì, tra di loro. Tu puoi andare a comprare la carne dall'inizio della città alla fine della città e la troverai sempre allo stesso prezzo. Ah, buona questa cosa. Sì. Come un'altra particolare di SUS è che tu troverai sempre i negozi sparsi per tutta la città, aperti giorno e notte, importante. Per la lingua come ti sei trovato? La lingua è francese, però qui si sforzano tutti di starti a capire. Chiaro che non parlo arabo, non ho intenzione di imparare. Sarebbe bello, mi sa che è un po' difficile. Però qualche parola poi la comincia a sentire e adottare. Ma la lingua è abbastanza semplice. E il clima invece? Altra cosa che potrebbe... Io sto benissimo con il clima, nel senso che da marzo fino ad arrivare a novembre stiamo molto bene. Poi c'è un po' dicembre, gennaio, febbraio sono i mesi freddi. Marzo è passarello come in Italia, quindi marzo rischi di prendere la freddata o il colpo di sole contemporaneamente, anche la stessa giornata. Stessa cosa. E dove freddo è un sinonimo della parola freddo, ma non è freddo. Nel senso che il freddo è dai 10 gradi minimi ai 24-25 di giorno. Quindi se c'è il sole, secondo me è sempre caldo. Anche il sole c'è sempre, è difficilissimo che sia. Io ho beccato però 3 giorni. Sì, ma sono 3 giorni sfigatissimi. 3 giorni di pioggia, di bufera. Questo vento che è stato eccezionale. Fortissimo. Ma te hai girato anche il mondo. Sì, assolutamente. Quindi hai visto davvero tanti, tanti posti. E alla fine hai scelto questo. Sì. La motivazione è soltanto per la vicinanza all'Italia o... Beh, c'è di interessante, c'è indubbiamente, ripeto, anche il discorso della tassazione. Faccio un esempio, ma qui un operaio sta intorno tra i 900 e i 1.000 dinari al mese. Cioè, diciamo sempre... Tra i 300 e i 330 euro al mese. E con una pensione di 1.000 euro qui vivi molto bene, perché è come se lavorassero... 3 operai lavorassero per la tua famiglia. Devi stare particolarmente attento al fatto che purtroppo, come si accorgono che sei straniero, lievitano i prezzi. Notato soprattutto con i taxi di sera. Vabbè, ma quello è così in tutto il mondo, cioè non è se lo prendi al Ponte San Giorgio per arrivare a Piazza San Venceslao ti prendono una cifra, quando ti accorgi che devi attraversare una via per arrivare. Ti fanno fare il giro del quartiere. Fanno fare il giro del quartiere. Sì, vabbè, quello ci sta, dai, non fa niente. Sì, vabbè, ma quello è normale. Allora, faccio un esempio sulle case perché bisogna stare attenti, però non c'è altra soluzione. Se vuoi trovare una bella casa, una buona casa, devi andare all'agenzia. Ok. Chi va dalle agenzie? Solo unicamente gli stranieri a cercare casa. E i tunisini hanno il passaparola. Ok. E quindi ti becchi.
il mese piuttosto che il 5% di tassazione della, vabbè, di servizio, ti prendi quei 200-300 dinari in più al mese, eccetera, eccetera, eccetera. Ma fa parte del gioco. Sì, comunque è sostenibile, è vero. Io faccio l'esempio, partendo dall'Italia, io ho fatto il mio esame di coscienza dicendo ok, in Italia pago 500 euro al mese di affitto per una camera, cucina e bagno ammobiliate. Sono venuto in Tunisia e ho detto quei 500 euro li dedico per trovare qualcosa. Ho trovato una villa che vedi con giardino, 6 stanze, una dependance, forse anche troppo. 3 bagni. Sì, mi è piaciuta, indubbiamente. Sono quelle cose che nella vita fanno piacere da vivere, sì. Da vivere, no? Sì, fa, sì, piacere, sì. Fa piacere poter dire ok, sto in una reggia, finalmente sto in una reggia. E stessa cosa per la, faccio l'esempio della signora delle pulizie. Qui la signora delle pulizie, lavorando tutti i santi giorni da te, può prendere dai 600 agli 800 dinari al mese, che vuol dire 250 euro, sì. Euro, ma lavorando tutti i giorni da te, cioè voglio dire, aspetta, non 2 ore al giorno, lavorando tutto il giorno, tutti i giorni da te, incredibile, cioè è una cosa straordinaria. Sì, 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 sì. Io, diciamo, nei dintorni di Pavia dove abitavo, pagavo la stessa identica cifra che pago qua, anzi, pagavo 100 euro a settimana per 4 ore al giorno, 2 volte a settimana. Quindi sanità, ok, il costo della vita, ok, l'aspetto fiscale, cioè perché poi la pensione viene... Oggi l'hai visto, c'era una cocomere già. Sì, sì, ah, quello sì, c'è tutto, nella Medina che è tipo il mercato, no? Il mercato d'oro, sì. Il souk, sì. E c'è di tutto, di tutto, di tutto. E la sicurezza? Assolutamente non esiste problema. Cioè, qui c'è la polizia, come hai visto, ad ogni rampuato. Sì, quello sì. Prova tu a dire aiuto e sei fatto, nel senso che ti trovi intorno 10 camionette della polizia in un attimo. I miei amici, esco a mezzanotte, a luna, che facciamo, ma nessuno che si sogna di essere mai stato disturbato. Ecco, diciamo che qui forse un handicap è quello estivo, nel senso che d'estate si riuniscono tantissime popolazioni qua intorno e vengono qua. Dai libici agli... ma perché qui, proprio perché ti dicevo è libera, qui puoi comprare alcol, puoi comprare birra, puoi berla per strada, cosa che in altre nazioni qui intorno non puoi fare. Io lo vedo davanti. E poi fumano tanto, che per te che sei fumatore, per me dico, sicuramente a te non hai notato questa cosa, ma io l'ho notato. E poi che si fuma nei locali. Sì, io in un anno questa e mezzo, è una cosa che... in un anno e mezzo ieri è stata la prima volta che in un ristorante mi hanno detto qui non si fuma. Oh, iniziano piano piano. E infatti mi dispiace per i fumatori. Infatti siamo usciti perché era... vabbè, poi... sì, sì. No, però... cioè, sono quelle cose di, sì, che sì, da sì. Noi ormai sono state, cioè, sì, bypassate, bypassate e ci sembrano ancora... Ormai l'abbiamo digerite queste cose. Come devo essere onesto, io da fumatore, la prima cosa che ho fatto entrando in Tunisia è andare a sedermi in un ristorante e accendermi la sigaretta. Ah, quindi... Ah, la voluto! Finalmente! No, mi rendo conto che... comunque è sbagliato. Sì, ma più che altro perché ho visto spesso famiglie, quindi con bambini, sì, piccoli. Beh, no, devi pensare che qui l'abitudine del narghilè è una cosa consolidata, quindi sì. Al bar trovare la persona che ti siede vicino con il narghilè è una cosa normalissima. Sì. La cosa che ho notato è il discorso dell'orario, cioè mi sembra che sia tutto più tranquillo. Parti da un concetto, che qui non c'è il pranzo e la cena. Ah, è anche quello, sì. Qui c'è, quando c'è fame, entro il maggio. È per quello che dalle 10 di mattina in poi è tutto aperto. Una particolarità dei negozi è che tu fino a luna rischi di trovare i negozi chiusi. Dici perché la tanto la mattina... Anche io non, pure la sera, ho detto no, ma a quest'ora non c'è ancora nessuno. Ma come, cioè, è tardi per me, vado a letto. Sì. Tu trovi il... Rue de Palmier, che è quella via che ci porta al mare da qua, che è una via lunga, sarà 400 metri, metà dei negozi apre alle 5 di pomeriggio. Dice, ma tanto chi viene prima? Ma scusa, la tua apri, no? Cioè in Italia apri, quindi se qualcuno... Dice, no, ma tanto non viene nessuno prima.
Va bene, Mario, qualche consiglio a qualcuno che sta guardando il video? Vive la Tunisia, Ok. mi La dispiace. craxi maniera. No, io amo questa popolazione perché si è dimostrata con me estremamente amichevole. E tu Trovo che facevi tutti. prima? Eri il direttore commerciale? Io ero direttore commerciale, direttore generale e amministratore di un'azienda di telecomunicazioni. Devo ringraziare il cielo che riesco a vivere qui molto molto bene con la mia pensione, ma perché non ho una pensione bassa, dove in Italia detassata non è bassa. Certo, In sì. Italia diciamo che se vado una volta a settimana al ristorante probabilmente faticherei ad arrivare a fine mese. In Tunisia se vado tutti i giorni al ristorante risparmio, nel bene o nel Ma la male. questione migranti qua si sente qualcosa o no? No, spesso partono, arrivano in Italia partendo da Ma non qui. dal Sud, No, no, da cioè questa è la Sud, parte più lontana, una delle scusa. parti lontane dall'Italia, quindi da qui non partono. Il Ok. mio barbiere, ne parliamo spesso, mi dice: ma Salvini, premetto che è un barbiere che ti fa la barba con un dinaro e 50, barba e capelli 5 dinari. Cioè 2 euro Sì, e qualcosa. la barba te le fa a 50 centesimi e i capelli con 2 euro e qualcosa. Va bene, Mario, io ti ringrazio. Grazie a te della No, ma compagnia, grazie della tua sarò un piacere. ospitalità. C'è qualche canale su Facebook, mi sembra, che se qualcuno Sì, vuole venire in Tunisia. Qualche diciamo che ci consiglio, vuoi dare qualche sono. consiglio, qualcosa? Io come consiglio, mai affidarsi degli italiani. Ok. No, di fare comunque attenzione, No, dai. cioè. Sì. Allora, fare attenzione quando si fanno le scelte a che cosa si vuole mirare. Sì, ma poi magari ecco, farsi prima una vacanza, vedere un Sì, po' se il esatto. posto è Allora, adatto. prendersi 10 giorni, secondo Sì. me 15 giorni, per dire faccio una visita alla Manetta, faccio una Ah, visita ok. a Gerba. Da turista, sì. Esatto. Fai il conto che c'è Susa, c'è Gerba. Gerba, Monastir che è un gioiello. Monastir in assoluto che sta a 20 minuti da Susa, è un gioiello bellissimo. C'è la tomba di Bourguiba, c'è una medina molto bella, c'è il mercato del pesce probabilmente più bello di tutta la Dov'è? Tunisia, A Monastir. Monastir. Ma è bella da vedere, proprio si presenta bene, elegante. E ha il problema che proprio perché ha queste caratteristiche, d'estate è piena di persone, d'inverno si svuota. Ah, ok, turistica. È turistica, prettamente turistica. Ok. Considerando però che per la detassazione devi stare Est qua sei mesi. 184 giorni. 6 mesi. 6 mesi? Però uno fa 6 mesi d'inverno qua. Ah, Ma ogni certo. anno devi fare 6 mesi o basta una volta sola? No, tutti gli anni, 6 mesi di Ah, tutti gli anni. detenzione. Va bene, Mario, Grazie, grazie, è stato un grazie a voi, piacere. Vi grazie salutiamo. a te. Ciao. Ciao.